Buongiorno, oggi è 10 novembre, mercoledì 10 novembre e devo comunque ancora terminare il cambio di stagione perché li faccio in vari step, anche per non ovviamente trovarmi in alto mare, per non fare confusione e per avere diciamo più ordine nella stanza. Quindi stamane devo finire ancora di tirare fuori gli scatoloni con le ultime cose estive, però poi allo stesso tempo voglio rivoluzionare l'armadio e vi spiego il perché. Allora, come vedete qui ci abbiamo tre scatoloni che però le voglio spostare e poi vi vedete tutti gli step della rivoluzione del mio armadio. Questi sono tutti i pantaloncini, tutta roba estiva che mi metto ovviamente per casa. Qui tutte cose diciamo che per il momento non mi servono, quindi adesso mi devo mettere all'opera, tirarle fuori ovviamente per metterci all'interno le cose della stagione autunno-inverno. Non so se vi ricordate il video haul che feci sugli acquisti di Tezenis. Avevo preso questi due pantaloncini a prezzo di uno, li ho presi sia neri, poi l'ho presi sia così grigi, che sono molto molto comodi, e poi l'ho presi anche sul celeste. Ora ve lo faccio vedere, cambiano il modello, cioè più o meno sono uguali, però c'hanno diciamo l'elastico, c'hanno il cordoncino, scusate, e si può annodare, stringere, allargare a seconda di come vogliamo stare più comode. E queste qui ovviamente si levano, a parte tutti diciamo i vestitini vecchi, cioè vecchi tipo vestitini che li ho da tanto tempo, tipo per l'appunto questi qui e altri. Quindi oggi leverò anche questa roba qua che ovviamente non mi serve. Scatola riempita adesso, e adesso passiamo alla seconda scatola. È la bellezza di mezzogiorno e mezza. Sono stata tantissimo ovviamente a lavorare per sistemare diciamo le cose che non mi servono al momento, e devo dire che ancora ho tanto da sistemare, ho ancora da rifare quella rivoluzione di cui vi dicevo stamani, ma non ho avuto tempo, quindi la farò ovviamente nei prossimi giorni. Intanto vi faccio vedere cosa è cambiato, cioè in realtà ho sistemato negli scatoloni pantaloni invernali, sciarpe, cappellini e quant'altro, però intanto vi faccio vedere che per davvero ho sistemato le cose che mi servono. Allora, qui come potete vedere ho pantaloni neri, ho un golfino che mi metterò per casa, e qui ho un golfino, ma un maglioncino leggero. Poi qui ho tutta la roba invernale, e questa roba è da mettere su, però stamattina non ce l'ho fatta. Qui ovviamente è rimasto tutto uguale, a parte ho tirato fuori due giacchetti, due felpine da mettermi per casa, e poi ho tirato fuori questo golfino, questo maglioncino in cotone a righe che è molto leggero. Poi ho tirato fuori praticamente questa magliettina da mettermi sotto ai golfini quando fa più freddo, ovviamente, che sul lilla è molto molto bello, a me piace tantissimo. E poi alla fine, vabbè, queste canotterine che ovviamente vanno messe nell'armadio, e questi pantaloni invernali che dopo devo sistemare per bene sulle crucce. Questo pantalone grigio di velluto molto caldo che si indossano anche da adesso. Poi ho tirato fuori questo pantalone verde che è leggermente più leggero, ma tanto sotto ci metto uno scalda delle calze apposta. E poi
questo paio di pantaloni marroni che sono proprio adatti per questa stagione qua. E dopo devo sistemare tutte queste cose nell'apposito armadio sulle crucce. Allora, visto che c'era spazio, questo pantalone di velluto grigio e questo pantalone verde l'ho messo in questo contenitore, in questo sacco colorato. E poi dopo vedo come sistemare le altre cose che stanno fuori. Vedete il sacco col pantalone dentro e le altre cose all'interno del sacco l'ho messa nell'armadio. A finire di sistemare queste due magliette nel cassetto e da togliere quelle due buste che non mi servono più. Finalmente sul letto non c'è rimasto più niente. E visto che ovviamente è quasi l'ora di pranzo, io mi assento ovviamente dalla camera per andare a prepararmi qualcosa da mangiare e poi ovviamente al resto ci penserò dopo, anche se nel pomeriggio ho da pensare bene anche ad altre cose, oltre che a pensare ovviamente sempre alla camera. Però comunque ci vediamo dopo e buon appetito!
appena ritornata dal centro, sono andata alla Douglas, ho preso due ombretti perché oggi termina il Black Friday, quindi lo sconto del 20% su tutta, diciamo, i prodotti Douglas e non solo. E ieri volevo vloggare e chiedo scusa, però ieri non mi sono sentita assolutamente bene perché mi sta per arrivare il ciclo, mi sta per arrivare, diciamo, il mio periodo, credo domani mi dovrebbero arrivare, quindi ieri mal di testa, nausea, tutto quanto, non ce l'ho fatta neanche a concentrarmi al computer, mi sono messa a letto, giuro che non ho neanche cenato ieri sera da come stavo. Stamattina mi sono svegliata presto, ho sistemato le cose che ho steso, piegata, roba stirata e tutto, ho messo in ordine le cose che avevo, diciamo, sulla seggiola. Sono uscita un po' tardi, ho saltato il pranzo pur di uscire, perché giuro che non ce la facevo più di stare in casa. Giorni scorsi, lo sapete benissimo, tra il vento, la pioggia, il freddo, sono rimasta a casa, quindi sono uscita veramente pochissimo. Solamente per il minimo indispensabile, e ora praticamente vedendo che ci sono le belle giornate, che non fa freddo, si sta bene, fa anche un po' più caldo rispetto, diciamo, alla stagione che è, ma tanto lo sappiamo benissimo, anche gli anni scorsi ha fatto la stessa cosa, quindi ovviamente ho preferito approfittarne per uscire, anche se ovviamente ho saltato il pranzo, ma insomma non ho neanche tutta questa gran fame, perché stamattina mi sono alzata alle 8, avevo una certa fame, ho mangiato un bel panino al latte con un po' di crema di nocciole, due biscotti, una tazza di latte, un caffè. Guardate, sono le 15:15 e devo ancora mangiare, ma mangerò qualcosa alla veloce, però prima vi voglio far vedere ovviamente gli ombretti che ho preso da Douglas, uno diciamo un mese e mezzo fa circa, verso settembre, e gli altri oggi. Tra l'altro la commessa è stata carina da farmi provare il colore numero 120 Douglas, mono ombretto Douglas. Adesso vi faccio vedere tutto, Gli ombretti Douglas che ho preso il mese scorso è il 300 Antidote, non so come si pronuncia, adesso lo testiamo sulla mano. Poi questo sempre mono Douglas è la numero 200, aspettate, metta fuoco, 225 tenderly iridiscente e shadow. Sì, più o meno sono la stessa scritta, non so se lo vedete, 300 225. E poi ho comprato anche, aspettate, perché allora quando non riesce a mettere a fuoco non capisco in che modo. Allora, questo è 220 Me and My Girl Metallic Eye Shadow. Poi io mi sto mettendo questo, ecco, vediamo un po' se lo metto a fuoco. Deborah, scusate, Milano, la numero 12. E oggi mi ha proprio testato sulla mano questo qui, la 120 mono ombretto Douglas. Adesso io vi voglio testare sulla mano questo numero della Deborah, ricordatevi, la numero 12, e quello che ho sulla mano è la 120, e voi mi dite, insomma, se più o meno sono simili. Perché a parte è anche vero che a me piace cambiare prodotto, aspettate, andiamo con il ditino, aspettate, facciamo la prova, lo facciamo accanto. Questo mi sembra un po' più sul rossino e quello lì di Douglas leggermente sul violetto, giusto? Però comunque insieme non so se si nota la differenza, forse si nota se... così si nota, però secondo me non ha senso metterli insieme. Adesso proviamo a metterci quelli che ovviamente ho preso nell'ultimo periodo, e proviamo la 300. Allora, qui bisogna proprio aprire, apriamolo,
Sono molto luminosi, eh. Per se non metto a foca, 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 grazie. A questa. Aspetta, un po' chiara. È molto molto nude. Non so se si nota. Questo qui è la 300. Però secondo me va bene per sfumare forse i colori, sicuramente i colori un po' più scuri. Io capisco perché oggi non metta a fuoco. È per sfumare i colori un pochino più scuri. Un po' si nota anche come base alla palpebra superiore. Uno magari in basso ci mette un colore un pochino più scuro. Poi proviamo questo che è la numero 225. Ecco, questa è la 300, questa è la 225. Poi adesso proviamo questa qui, che è la 220. Allora, metti a fuoco, grazie. Aspetta, prima metto un attimino così, forse riuscite a mettere. Ecco, questi sono tutti i colori che ho provato. Allora, ricapitolando, questo sotto è la 120 Douglas, quello sopra è la 12 di Deborah, quello in alto che avete visto, questo qui il primo è la 300, quella sotto 225 e questa qui è la 220, quella accanto a quella rossina. Sono tutti colori nude che non stancano mai e vanno sempre bene. E a me mi sono piaciuti tanto proprio per questo motivo qua. E come potete notare dallo scontrino, non sono neanche costati tanto perché un ombretto mono 6,99 e c'era lo sconto del 20% di 1,40 euro. Quindi invece di spendere 16, 13 euro e qualcosa, ho speso la bellezza di 11,15 euro. E poi sempre con lo sconto del Black Friday da Colors and Beauty ho preso questi paio d'orecchini a 4 euro e non so quanto mi sono costati 4 euro e qualcosa, 9,50 diviso 2 viene 4,50 euro, sì, più o meno sì, 4,25 euro, quindi insomma ho speso molto molto bene. E questi sono veramente molto molto belli, che mi sono piaciuti tanto per questo, perché sono un po' più grandi rispetto a quelli che ho a cerchietto con il ciondolino e questi vanno bene anche adesso. Ore 17:20, ebbene sì, sto già pensando alla cena perché così almeno faccio le cose con più calma, senza furia. Allora, non è niente di particolare, c'è da fare un tacchino con le zucchine, ma già che io adoro anche un po', diciamo, la carotina cotta, perché poi fa bene, ho deciso di far cuocere prima le verdure e poi dopo ci cuocio il tacchino, metto tutto insieme, quindi il procedimento è il seguente. Credo che una cipolla sia un po' troppa, però ripieno un pezzettino. Ci metto poi la carotina e due zucchine. Vediamo un po' insieme il procedimento. Allora, innanzitutto apriamo la finestra, se no qua, effettivamente, ecco, perché un pochino dà questo sapore, però senza esagerare, perché effettivamente a me piace poi metterci un po' di odori, cuocere per bene tutto. Allora, innanzitutto pigliamo un po' di questa. Pigliamo anche questo per bucciare la carota e per tagliare a striscioline le zucchine. Allora, tagliamola a metà. Per me basta giusto una parte piccola così e questa la rimettiamo dentro. Poi la tagliamo a pezzettino, ovviamente.
Allora, io alterno così, lo faccio rotolare un po' con il coperchio, che un po' senza coperchio, almeno si fa un po' soffriggere, bene bene bene, poi lo rigiro un pochetto, lo faccio cuocere per ancora un minutino, poi ci metto il coperchio e lo faccio cuocere ancora per un altro po', poi vedo a occhio, 10 minuti varia 15 in tutto, poi dipende dalle quantità, può andare anche a 20 minuti, viene così bello colorato. Allora, poi dopo alla fine ci metto la carne bianca. Adesso prendo il tacchino, che è nel sacchetto, poi lo sciacquo bene bene bene, poi si va bene, qualcosa. Poi lo asciugo bene bene bene, prima tanto basta sgrondarlo. Allora il piatto lo sciacquo un attimo, ecco qua. Voglio vedere come viene con un po' di farina, mi incuriosisce, proviamo, faccio un esperimento. Allora, voilà, le fettine di pollo l'ho già messe, adesso le faccio rosolare per un po', poi le giro, poi ci metto un po' di vino e lo faccio cuocere per ancora 5 minuti barra 10 con il coperchio. Sa di averci messo pochissimo, un po' meno olio rispetto al normale, perché devo far rosolare le fettine di carne, quindi ce l'ho messe un pochino, adesso mi sembrano rosolate, quindi ci possiamo mettere appena un po' di vino bianco. Quindi io sposto ovviamente la pentola, la padella dal fuoco, ho spostato la padella dal fuoco per evitare incidenti domestici, ovviamente evitiamo di chiamare i pompieri, e in questo momento ci aggiungiamo un po' di vino appena appena, e poi mettiamo a evaporare per qualche minuto. Questo piatto lo chiamiamo scaloppine al vino con le verdure, cioè pure addirittura scaloppine al vino primavera, no, scrivetelo qua sotto nei commenti come lo chiamereste, scaloppine al vino con contorno primavera, esatto, contorno primavera, perché c'è la carota che è arancione, anche se la carota c'è sempre tutto l'anno. Direi una cena sana e allo stesso tempo nutriente, perché il tacchino ha le proteine, le verdure hanno vitamine e sali minerali, quindi direi più di così, più sano di così non si può. Ovviamente intanto continuo a girare le scaloppine al vino, sono le fette di tacchino, ora li possiamo spengere, perché sennò paura che si cuociano troppo. Al momento della scena il riscaldo 5-10 minuti, forse meno di 10 minuti, ma un pochino, quindi facciamolo riposare almeno la scena è pronta. Chi tocca anche chi in centro lo vive per lavorare. Il giovane è stato ferito con una lama al volto. Allora, sono ritornata qua, sono fra poco, sono le 10, anzi sono già le 10, cerco di fare delle clip non troppo lunghe, già la terza volta, questa è la terza volta che registro. Allora, ho mangiato il tacchino con le verdure, che è molto buono, l'ho scaldato 2-3 minuti,
Quindi ve lo suggerisco perché è un piatto anche molto sano. Detto questo, concludo dicendo che è stata sì una giornata lunga, ma allo stesso tempo non troppo stancante, anche perché per fortuna sono uscita, ho fatto i miei giri, ieri ho sistemato l'armadio, ho sì voluto rallentare un po', diciamo, da computer, staccarmi un po', ma non distaccarmi del tutto, non staccare tutta la spina. E ho dovuto sistemare un po' il guardaroba, eccetera. Ve l'ho detto prima, ieri pomeriggio non stavo bene, quindi non ho fatto niente, quindi oggi, tornata a casa, che era una certa ora, praticamente mi sono messa lì e dopo essermi rilassato un attimo, ho deciso di informarmi un po', di prendere qualche notizia anche sull'ultimo aggiornamento riguardo all'immigrazione. E devo dire che stanno continuando gli sbarchi, ovviamente non solo dalla Sicilia, ma anche dalla Calabria. Ovviamente dalla Sicilia arrivano molti migranti provenienti dall'Africa, cioè dalla Libia, ovviamente, scusate, dalla Libia e anche dalla Tunisia. Mentre dalla Calabria arrivano, diciamo, i barconi provenienti dalla Turchia, che praticamente sono il popolo di iraniani, iracheni, afghani, e praticamente loro hanno cercato più volte di raggiungere anche le coste della Grecia, però sono stati respinti varie volte, e adesso dai Balcani appunto loro vogliono raggiungere la Polonia, però la Polonia ovviamente ha messo le barricate, ha messo l'esercito per fermare ovviamente questi migranti. Poi la situazione ve la racconterò nei dettagli nel prossimo video. Detto questo, poi voi avete visto, ho proprio fatto vedere cosa comporta fare entrare gli immigrati irregolari. Allora, premettendo che la destra, in generale, non è contraria ad aiuti umanitari a chi viene dalla situazione calamitosa, però a patto che non sia l'Italia da sola a occuparsene, perché sentivo una sirena, scusate, no, per fortuna no, però non quelli che vengono qui per poi fare tutto di più, cioè non possiamo farci carico di tutto il continente africano, perché non è giusto così. Noi dobbiamo avere un controllo di chi viene, noi bisogna fermare gli sbarchi, perché è da lì che nasce il problema poi anche di gestire non solo i centri d'accoglienza, da hotspot, ma anche perché le nostre periferie sono diventate pericolose. Allora, basta poi vedere, no, quello che è successo non solo al tassista, ovviamente, o al ragazzo del McDonald's, ma quello che succede in generale, avete visto? Cioè, io ve l'ho fatto vedere chiaro e tondo, cioè in 2 o 3 giorni, nel giro di 48-72 ore, due persone hanno subito un'aggressione da parte dell'etnia marocchina. Perché poi, magari, se queste sono persone che hanno precedenti penali, allora, l'aggressione del tassista, gli aggressori del tassista, ovviamente ancora non sono stati presi. Quindi non si sa che tipo di reati hanno combinato poi nel passato, ma sicuramente sono persone che non ci devono stare qua, come ovviamente quelli che hanno aggredito il ragazzo, che ovviamente non ci devono neanche stare qua. La situazione è ben diversa. Allora, praticamente partiamo dal fatto che il tassista ovviamente è stato aggredito al termine della corsa. Sta bene, ovviamente, però ovviamente non si sa bene chi siano questi due marocchini, a differenza ovviamente degli altri due marocchini che hanno aggredito il ragazzo all'uscita del lavoro del McDonald's, che con la scusa della sigaretta ne hanno ferito al volto. Ovviamente lì ci sono le telecamere sono le forze dell'ordine, cioè la questura di Firenze, la squadra mobile di Firenze, grazie alle telecamere sono riuscita a individuare i due marocchini, i due aggressori, che a quanto pare hanno precedenti penali, conosciuti alle forze dell'ordine per quello che hanno commesso in passato, e oggi, stamattina, suppongo, sono stati presi, sono stati arrestati al momento in cui i due marocchini stavano scappando, ovviamente perché stavano scappando con le valigie in mano.
stanno perché sapevano ovviamente di essere presi da un momento all'altro perché avevano le ore contate, sapevano benissimo. Allora lì c'erano le telecamere, legate alle telecamere, le forze dell'ordine li prendono. E allora io mi chiedo al Ministero dell'Interno e al Governo, perché invece dare un foglio di via, non create le espulsioni, non fermate gli sbarchi, non mettete i centri di identificazione ed espulsione? Cioè, pensando, lo ripeto ancora, come questi centri fossero dei luoghi dove servivano i diritti umani. Ma perché, secondo voi, quei marocchini che hanno visitato assista e il ragazzo non hanno violato le regole del codice penale? Cioè, secondo qualche politico, lo dico, visto che comunque uno parla di diritti umani, io penso che il diritto umano di ogni cittadino sia di quello di essere tutelato nella sua integrità, oltre che fisica, anche diciamo psicologica, perché una persona ben aggredita non pensa a lavorare sereno la volta successiva. Basta vedere anche un'intervista a questo ragazzo, cioè diciamo non si sa se la ferita a volto rimane, però penso che lo shock ti rimane per forza, cioè certamente riuscirà a superarlo, ma lo shock gli rimane, io dico. Quindi quando parliamo di diritti umani pensiamo bene cosa vogliamo dire, perché quando una persona delinque una punizione gli va data, perché penso che sia giusto così. Detto questo, termino qua il video, grazie per avermi seguita fin qua, anche se capisco che ho cominciato in una maniera poco carina di fare questo video, però concludo così. Ma ecco, il mio dovere comunque fare dire anche queste cose, lo sapete benissimo. Detto questo, ci salutiamo e ci vediamo presto. Ciao a tutti e buonanotte.